Allora, caro David, abbiamo qui in studio una presenza vagamente inquietante, bella ma inquietante, perché ha addosso i simboli del diavolo. I simboli del diavolo, sul serio, che non sono le due, come dire, tatuate sulle dita, sì. Tatuate sulla pelle. Sulla pelle. Poi il simbolo del diavolo qui, che cos'è, sì, quel simbolo là, quella catenina? Questo è un amuleto che... portafortuna. Sì, ma ho capito, ma sembra il diavolo, che cos'è? Cioè, è un caprone. È il caprone dei satanisti. È un caprone, poi se lo giri... Sì, che cos'è? È una serie, il pentagramma, no? Sì, che cosa? Spiegalo a chi porta non lo sa. Questo porta fortuna a me, nel senso, crea la mia energia dalla testa e la emana alla terra. Avvicinati un attimo al microfono. Sì. Yelena, posso dirti, Dalia, che una buonasera. Una che ha tatuato l'effigie del diavolo, il 666, rispetto a quello che io ho visto qui in 12 anni di lavoro in questa trasmissione. È nulla. Per me niente. Ma no, anzi, magari però, però ti posso assicurare che stasera... anche positive. Stasera scoprirai delle cose abbastanza incredibili. Innanzitutto, diciamo subito una cosa: tu pratichi il satanismo, il tuo dio è Satana, fondamentalmente, o sbaglio? Assolutamente, io sono satanista spirituale, anzi io mi ritengo il diamante di Satana. Sì, ma cosa vuol dire satanista spirituale? Che non fai sacrifici, diciamo, non fai sacrifici umani, Il satanismo spirituale è totalmente diverso dal satanismo acido. Sono due cose. Di che cazzo state parlando? Aspetta, calma, fai spiegare. Il satanismo spirituale, io che mi vuol immagino, dire? Scusa, io mi immagino uno che si mette in macchina. È il vero culto di Satana. Vero culto di Satana. Cioè, il tuo dio è Satana, il tuo padre spirituale è Satana. È proprio mio padre. Io derivo tuo dal padre. Sì. Cioè, tu hai rinnegato tuo padre per Satana, praticamente. Che ne so, tuo padre è Satana. Padre Satana. Ma io sono disperato per le persone in macchina che escono da una fabbrica di Confindustria, grandi dirigenti, notai, avvocati, ma anche semplicemente degli spazzacamini, semplicemente delle persone che vogliono ascoltare degli studenti, ma anche spazzacamini, qualunque persona. Questa trasmissione ha un ascolto trasversale. E io dico, uno di questi lavoratori, sia esso un dirigente della Confindustria, sente una persona, si in macchina, una bella donna, una bella donna, e sente una che dice: io sono una satanista. Sì, sì. Ma come minimo spacca la radio per dire: ma che cosa sto ascoltando? Ma che cos'è? Scusi, il suo scopo, leggo qua, è propagandare il satanismo e avvicinare più persone possibile al satanismo. Sì. Che vuol dire? Allora, ma come lavora questa qua? Di cosa fa l'imprenditrice digitale? Adesso riassumo io, vai. Allora, l'imprenditrice digitale, nel senso che ho un'agenzia di broadcaster, lavoro su un'applicazione. E però sei anche satanista. Sì. Che vuol dire che vuoi avvicinare più persone possibile al satanismo? Perché io voglio trasmettere la verità di Satana. Cioè, quale sarebbe? Cioè, che non è quel Satana così cattivo, maligno. E che cos'è Satana? Quello che sono io, tu che cosa vedi davanti? No, beh, io vedo una bella figa, però quello che c'è, niente, ho capito, ma non è che Satana è così. Se Satana fosse così, abbraccerei il satanismo per tutta la vita, scusami, abbi pazienza. No, nel senso, i veri satanisti, quelli spirituali, non sono maligni, non sono cattivi. No, e che sono? Sono persone che pensano ad evolversi. Il satanismo spirituale serve proprio ad evolvere la tua persona. Ma scusa, ma io leggo qua dalla scheda che mi hanno preparato che secondo te le altre religioni non esistono praticamente. Sì. E che vuol dire che sono inventate? Ma come sono inventate? Quello è ebreo, è di religione ebraica. Io sono ateo, non me ne frega niente. Sono inventate. Ma che vuol dire sono inventate? Allora, la religione originale dell'umanità era il satanismo, che noi conosciamo come paganesimo. Ho capito, ma tu parli con gli dèi? Con chi? Con i tuoi dèi satanisti? Sì. E chi sarebbero i dèi? Ma tu parli con i demoni? Allora. Ma non parla con i demoni, questa è una furbetta che parla, te lo dico io com'è la storia. Questa è semplicemente una furbetta che ha capito che andare in televisione o alla radio, e in che radio, e dire che è una satanista, adorabile o bel corpo, ha capito che gli porta qualche click in più. Quindi è semplicemente non una satanista. Ma una furbetta. Lei dice pratico il vero, una furbetta, è una Vanna Marchi che non ce l'ha fatta. È una Marchi che non ce l'ha fatta. Allora, tu pensa che proprio ieri ho visto il documentario della Marchi. Ma la Marchi almeno aveva una dignità, te lo dico, e te lo dico io, la Marchi almeno aveva una dignità, che almeno vendeva dei prodotti, era lì, faceva d'accordo. Questa qui manco quello fa, capito? Scusa, però, scusa, pratico, io leggo qui pratico il vero satanismo e parlo con gli dèi. Sì. E tu leggo qua che tu hai parlato con due dèi che ti hanno aiutato. No, allora, io ho un demone in guida. Sono al telefono anch'io. Sto parlando anch'io un attimo con l'Arcangelo Gabriele. Pronto, Arcangelo? Non esiste l'Arcangelo Gabriele. Dovresti aggiornarti. Scusa, tu hai due demoni guida. Chi sei? Sì, no, in realtà ne ho uno, Astaroth. Che cazzo è Astaroth? Astaroth è un demone donna. Sì, aspetta. Ma sarei inventato.
inventato lei? No, non me lo sono inventato. Sentiamo, in antichità Astaroth era Iside e Inanna. Penso che questi li conoscete. Vabbè, conoscete Iside? Sì, io ho Salvinet. Perché stiamo parlando degli Salvinet. Stessi dei. Sono gli stessi dei. Praticamente il satanismo che pratico io non è monoteista. Per me non esiste solo un dio. È un pantheon di dei. Di demoni. Di cui... Dei demoni. Di cui Satana ne è leader. Ma chi se ne Satana, frega, se Satana, gli apostoli di Satana sono questi. Astaroth è un apostolo di Satana, possiamo dire così. Giusto? Un granduca, diciamo. Un granduca di Satana. Questo Astaroth, in che modo ti ha aiutato? C'è anche il demone Vannach. C'è il demone Vannach. Demone il demone Vannach. Cioè... Scusami, Astaroth, in che modo ti ha aiutato? Nella vita. Tutto, nella vita. Dimmi una cosa. Leggo io qua. Ho fatto un grandissimo cambiamento nella mia vita, perché prima ero una persona diversa da quello che sono oggi. Sì, eri alcolista, no? Sì, sono stata alcolista per 10 anni. Allora spiega tutto. E chi ti ha salvato? Ragazzi, basta. E chi ti ha salvato? Ma la notizia salvato va data satanismo. Davanti. No, il satanismo non ti ha salvato. No, ero un alcolista, gli effetti dell'alcol porto dal sono fatto 10 anni che non bevo ormai, li ho smaltiti gli effetti dell'alcol. Dunque, secondo te il satanismo ti ha salvato dall'alcolismo? Sì. Ma no, ma amica mia, sì, perché ho iniziato a leggere, a istruirmi, a informarmi e ho capito che il satanismo spirituale proprio ti fa crescere come persona. Perché ha dei valori molto importanti. Signora, le sono rimasti gli effetti dell'alcol, glielo dico io, molto più semplicemente. Scusami, Astaroth, ti ha aiutato, leggo qua, a superare l'esame della patente teorico, che vuol dire? No, in realtà non è stato Astro a farmi superare l'esame della patente, ma chi? Lo spettro che ho con me, che porto a casa. Lo spettro? Sì. Che vuol dire lo spettro? È un fantasma che io ho preso dalla Thailandia. Cioè in Thailandia hai preso un fantasma? Cos'è là? Sì, è Kuman Tong, il bambino d'oro si chiama, in Thailandia è famosissimo. Ma che cos'è? Perché hai preso questa roba? Ma che cosa Perché c'è sono là? Appassionata di esoterismo. E che mi piace lavorare con gli spiriti. Cosa c'è là dentro? Un feto. Un feto? Sì, un feto. Ma come un feto? Che vuol dire un feto? Se si può far vedere. Sì, ma un feto vero? Un feto vero? È una finzione, non è un feto. Non è una finzione, è all'interno. E tu hai comprato, fuori, cioè, hai comprato un feto, non ho capito. Ho adottato. Io sono la madre. Cioè, ma dove l'hai comprato feto? Al mercato nero dei feti in Thailandia? Non è un mercato nero, perché in Thailandia è famosissimo, si chiama il bambino d'oro. Cioè, ma non ho capito, tu hai comprato un feto, è un feto vero, cioè un feto proveniente da un aborto in realtà, Thailandia. Allora, cosa succede? C'è questo aborto spontaneo che viene fatto. E conservano i feti, tu hai comprato questo feto. C'è un sacerdote che prende il feto, fa un rito, adesso non lo so perché la magia thailandese. Tu hai comprato questa roba qua. La magia thailandese. E che cosa ti è servito? Ma ragazzi, questo qua? È una persona che ha tanto tempo libero, uno che compra un feto. Assolutamente, non ho mai tempo libero io, perché mi alleno tutti i giorni la mattina, lavoro appunto tutto il pomeriggio, poi leggo, studio, faccio un sacco di cose. Però posso dirti una cosa? Ma c'è un feto comprato qua in studio, Davide, c'è un feto comprato in studio, ci abbiamo un feto, c'è un feto comprato in Thailandia, è una cosa incredibile. Però Cruciani, perdonami. Al vicepresidente, faccio un esempio a caso, al vicepresidente di al presidente della Sette non verrebbe mai in mente di comprare un feto. Se concordi con me, magari è strano. All'amministratore delegato della Sette. Io lo conosco, dottor Ghigliani, magari va in Thailandia e si compra anche lui un feto. Ma vergognati, ti querela immediatamente, io ti assicuro che non gli verrebbe mai. Scusi, però io non ci posso, fammi vedere questa roba. Al presidente della Brembo, non staccarlo dalla copertina, so ti rimane in studio. No, perché cioè, qui abbiamo un feto, non ho capito. Cioè, questo qua è un feto vivo. Cioè, vivo. No, era, vivo no. No, vivo nel senso, era hanno un feto. Hanno bloccato lo spirito dentro questa urnetta. E questo qua e ti è servito a prendere la patente? Ma è una svalvolata di un livello. Cioè, questo qua questo feto che tu hai comprato in Thailandia, perché? Proveniente da un aborto spontaneo. Sì. Diciamo che io però vedo qua che cos'è? Pietra, questo qua. Resina, penso. E dentro c'è un feto vero. Sì, all'interno della testa. C'è un feto vero in carne, fatto di carne. Sì, non ci posso ormai credere. Sarà ammuffito, perché vabbè, ce l'ho da qualche anno. Ah, sarà pure ammuffito il feto. Comunque, dentro questo feto, cioè, questo feto ti ha aiutato a prendere la patente. Ma sarà stato lo studio a farti prendere la patente? Ovvio, ho studiato, però ti posso garantire che al momento del test, 30 domande, ne sapevo 5, le altre mi sono venute in mente, chissà come mai. Ma non è stato il feto acquistato in Thailandia, porca puttana. È stato. Io leggo: il padre Satana ci insegna a distruggere i nemici attraverso il male. In poche parole, il male si può compensare solo con altro male. Cioè, tu stai dicendo che questo altro Andras. Sì. Questo altro demone cui tu ti affidi è uno che è un demone guerriero. È un demone guerriero che ti serve a gettare del male sui tuoi nemici. Sì. Tu cosa ti auguri? Allora, le malattie? No. Allora, a parte che io non lo faccio quasi mai, perché non ho nemici, sinceramente. Però? Nel satanismo
Cioè, non è che è il culto dei deboli dove vanno solo i disagiati mentali, capisci? No? Mm. È un culto di persone forti. E allora? Praticamente, se io ho un nemico che vuole distruggermi, sì, e che fai? E che mi manda del male a me, ti affidi a questo Andras. Evochi sì, questo. No, ma tu ci hai parlato con questi dei o no? Qualche volta ci hai parlato mentalmente, mentalmente. Allora ti spiego una cosa: senza la meditazione non puoi arrivare a quel livello di poter vedere, perché attualmente io sono ancora neofita nel satanismo. Però c'hai il coso. Cioè, sì, ma questo è esoterismo, è una cosa diversa, è necromanzia. Mi stai a lavorare, mi stai a confondere l'idea, è quel feto, ma mi ha mandato in tilt. Ferma, grazie, ciao, ciao. Da più di 40 anni. Allora ragazzi, direi di andare a Franco da Brescia, poi vi presento due signori che sono venuti qui in studio. Dove che sono fidanzati. La satanista se n'è andata col suo feto, la cosa incredibile, devo dire la verità, il feto, il feto. È arrivato anche un feto in studio, non sei stupito? Io sono quasi esaltato, un feto in studio, un feto. Chiedo, no, però voglio chiederlo a te, che hai visto come me ormai di tutto. Sì, sì. Ma tu... ti immagineresti mai, ad esempio, che so io, ma non vannaggio, ma tu andresti mai in uno studio televisivo con un feto? No, te lo chiedo, francamente no, francamente no, ma io non sono satanista, però non sono satanista. Hai risposto. Comunque, prima Franco da Brescia, quindi anche tu non reputi normale andare in uno studio. Se quella è satanista o è esoterista e si vuole comprare un feto in Thailandia, te è normale essere satanisti e comprare un feto? No, adorare Satana non è normale, ma chi se ne frega, è un mondo vario dove esiste. Ma se io domani vado a un colloquio di lavoro, perdonami, se io domani vado a un colloquio di lavoro, porto il curriculum, dico guardi, io ho condotto sulla sette la racchettina, faccio la zanzara, sono anche adesso satanista. Magari non so, beh, magari ma un domani magari vado a media se gli dico sono qua anche caro dottor Crippa, buongiorno, ah, caro Parenzo, ciao, allora dimmi un po', no, vorrei tornare a lavorare con voi, faccio per dire inventare, ho fatto come tu sai la sette, Radio 24 eccetera, adesso sono anche satanista e ho portato con me un feto, ma secondo te ma te lo chiedo, qual è la reazione? Qual è la reazione? Secondo te, ma te lo chiedo, secondo te? Vabbè, dai, Franco da Brescia. Veloce, tu. Franco, che devo presentarvi due signori. Dimmi. Dimmi. Beh, intanto, appunto, sono d'accordo con Parenzo sulla storia lì del satanismo. Perché quelli sono persone molto pericolose. Ma non mi pareva, e quelli dovrebbero perseguire la signora, i giudici, non... posso dire una cosa, la signora mi pareva tutt'altro che pericoloso. Lo posso dire, se non si può dire, no, ancora, no, se non è vietato, bravi, da politicamente corretto, era un gran pezzo di figa. Lo possiamo dire in maniera chiara. No, senz'altro. Però guarda, credimi che ho avuto esperienze. Ho capito, ma quello era un pezzo di figa spaventosa, lo posso dire senza essere accusato. Ma no, ma non c'entra, ma che c'entra quello? Qua. Vabbè, allora che vuoi?